Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda alle ore 19 dai studi di Radio Gamma 5. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Innanzitutto cominciamo subito col dire che l'8 per 1000 firmate per lo Stato, cioè nella dichiarazione di redditi, quando dovete scegliere a chi dare l'8 per 1000, firmate per lo Stato, non lasciate neanche in bianco, perché anche lasciando in bianco finanziate la Chiesa Cattolica. Pertanto lanciamo questo appello fino alla fine della campagna del modello 740 e del modello 740, 730, insomma, dichiarazione di redditi, affinché si firmi per lo Stato e non si diano i soldi per finanziare l'orrore cristiano. Ciao Mario, buona giornata. E andiamo avanti ancora. E nella trasmissione di questa sera io Tommaso Didimo lo fermo, cioè nel senso che non parlo di Tommaso Didimo, andrò avanti prossimamente, no, non è importantissimo, cioè è importante come tutte le cose. Mentre invece stasera farò un discorso, attenzione, il discorso che farò stasera è contro la reincarnazione, ma è un discorso interno al paganesimo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcun altro vuole credere alla reincarnazione, sono fatti suoi, come qualcuno che vuole credere in Dio, vuole credere in qualche altra cosa, sono affari suoi. Il dibattito però può servire anche ad esempio del dibattito che è in corso nella main list dei pagani, cioè la main list pagana ha fatto partire un dibattito e uno degli argomenti del dibattito è la reincarnazione. Naturalmente ci saranno altri argomenti, altri sono stati precedenti, altri seguiranno, però questo della reincarnazione è abbastanza sentito e vi leggerò inizialmente la lettera di Pietro che manda sulla main list e dopo vi leggerò chiaramente la mia risposta, solo che come al solito per scrivere le affermazioni bastano due frasi, per scrivere delle risposte occorrono delle risposte abbastanza lunghe, cioè occorre anche delle precisazioni abbastanza lunghe e come sempre è così, la main list mi sta portando via parecchio tempo di lavoro. Comunque ne vale la pena perché ho visto che alcuni argomenti riesco a trattarli in maniera diversa. Naturalmente, torno a ripetere, io non affronto la reincarnazione dal punto di vista di altre persone che hanno altre fedi religiose che credono nella reincarnazione. Cioè se uno è teosofo, se uno è uno spiritista, se uno ha delle ricerche, crede finché vuole, cioè io non metto in discussione su credere della reincarnazione. È un discorso interno del paganesimo. Naturalmente se uno dice mi ritengo pagano, penso di essere pagano e sono vicino alla reincarnazione, chiaramente si sentirà coinvolto da questo discorso. Però torno a ripetere, è un discorso interno al paganesimo e a chi si ritiene pagano ed è un esempio che potete avere sulla discussione che è in corso sulle main list, sulla main list pagana. Scrive Pietro in una sua email: i pagani sono reincarnazionisti? Fra le varie cose in cui credo, in quanto pagano, c'è anche la reincarnazione. Anche se non penso che sia necessario crederci per essere politeisti, sono convinto che si tratta di una dottrina tipicamente pagana, dato che essa è nata nelle religioni, non è nata nelle religioni monoteiste, ma presso quelle politeiste. Poi può essersi trasmessa anche limitatamente in alcune religioni monoteiste minori, ma essa rimane a retaggio del paganesimo. Gli antichi bramini dell'India, gli antichi druidi, gli antichi orfici ellenici sono stati fra i primi gruppi documentati a professare questa dottrina. E non c'è da stupirsi che il paganesimo e la reincarnazione siano legati. È più facile per chi crede che esistono diversi dei credere che possano esistere anche diverse esistenze, diverse vite, diversi destini. Chi invece crede in un unico Dio crede anche che l'uomo sia dato un'unica vita e un unico destino. Infatti le religioni monoteistiche, perlomeno le principali, hanno sempre rifiutato l'idea della reincarnazione.
Mi domando però quanti sono i pagani contemporanei che condividono queste credenze e se ci sono altri iscritti a questa mailing list che possono essere interessati all'argomento. Aspetto qualche risposta. Naturalmente la prima risposta che è arrivata è la mia ed è stata abbastanza complessa. Caro Pietro, la problematica che sollevi è una di quelle che mi rende furioso. È tuo diritto sollevarla, in quanto appartiene al tuo credere, è il mio diritto di diventare furioso davanti a quanto dici. Nota bene, sono furioso, non offeso, ed accetto la discussione perché è parte degli scopi della lista. Perché sono furioso? Innanzitutto perché sono pagano e non pitagorico, né sono platonico, né sono stoico, né sono epicureo, né sono neoplatonico. Io non accetto le categorie attraverso le quali il cristianesimo offende e stupra gli esseri umani. Non accetto di definire pagano quanto ai cristiani fa comodo chiamare pagano. Il termine paganesimo, nella sua eccezione religiosa, fu coniato ed usato dai cristiani dopo il IV secolo per definire la religiosità dei paesi, il pagus, che resisteva all'orrore della sottomissione imposta dal cristianesimo. Quella religiosità, che è la relazione fra l'essere umano e il cristianesimo, fra l'essere umano e il circostante, riconosciuto nella forma degli dèi, è la base di quanto noi definiamo paganesimo. Dopodiché ognuno può aggiungere quello che vuole. È chiaro che Seneca non può essere definito cristiano, ma il suo pensiero viene integrato e fatto proprio dal cristianesimo, diventando uno strumento di dominio e sottomissione. Mia figlia, al liceo classico, anche oggi mi ha letto alcune traduzioni di Seneca. È una cosa allucinante. Seneca definiva se stesso stoico. I cristiani lo definiscono pagano. Io lo definisco cristiano. Perché? Perché il cristianesimo è un insieme di dottrine il cui fine è la costruzione della sottomissione fra gli esseri umani. Dunque, da pagano, definisco cristiana ogni dottrina il cui fine è la sottomissione degli esseri umani ad una qualunque verità, ad un qualunque credo, il cui scopo è risolvere in esso ogni percorso di libertà e infinità dell'essere umano. Non posso certo definire Aristotele un cristiano. L'uso del pensiero che ne ha fatto Tommaso d'Aquino per stuprare e distruggere l'umanità, integrando il lavoro dottrinale del pazzo di Nazareth, mi porta a classificare Aristotele fuori dal paganesimo. D'altronde, non bisogna dimenticare che l'uscita dall'orrore dell'assolutismo cattolico in filosofia ha nella critica contro Aristotele una pietra fondamentale in tutto l'illuminismo, vedi i lavori di Pomponazzi. Questo non significa che Pitagora, Socrate, Aristotele o Seneca fossero dei cretini e non abbiano nulla da darmi. Sono uomini che hanno vissuto e hanno sviluppato il loro pensiero all'interno delle contraddizioni della loro vita. Quando il cristianesimo conia il termine pagano, in senso dispregiativo religioso, si è già appropriato di una parte, di parte della tradizione neoplatonica, si è appropriato della tradizione stoica, e di quanto gli poteva servire per sottomettere gli esseri umani. In stregoneria si concepisce lo sviluppo della coscienza di sé e degli esseri della natura attraverso delle trasformazioni. Trasformazioni che appaiono al veggente come una serie di rinascite o come dei continui rinnovamenti. È facile dire muore l'essere feto e nasce l'essere umano adulto. Più difficile è spiegare come le varie fasi dell'esistenza altro non fanno che comprimere l'energia vitale del vivente e della natura per prepararlo alla fase successiva. Il concetto di reincarnazione include che l'individuo che manifesta tale credenza non si considera parte delle trasformazioni dell'essere natura in cui vive, ma si considera separato dall'essere natura, manifestazione della volontà di un Dio padrone. Un Dio padrone di cui magari non è ad immagine e somiglianza, ma che ha stabilito regole e principi del divenire delle coscienze di cui l'essere umano è la forma più elevata all'interno della sua creazione. È indubbio che a molti paganesimi si attribuiscono concetti di creazione. Questa è attività cristiana. È piegare la concezione di alcune tradizioni culturali al volere e al descritto del cristianesimo. In realtà
Si tratta di un generare, di un trasformarsi, dove gli elementi divini della trasformazione agiscono negli esseri, sono parte degli esseri, si esprimono attraverso le loro determinazioni e hanno quale fine la costruzione e la dilatazione di se stessi, il loro essere dei. Io non discuto il pensiero di Socrate, come descritto da Platone sulla reincarnazione. Perché questo? Perché so che Socrate era un vigliacco. Non sto parlando di vigliaccheria in termini morali, ma di vigliaccheria in termini di relazione fra sé e il mondo circostante. L'esempio della caverna è l'esempio della pavidità e della vigliaccheria dell'essere umano davanti alla conoscenza e alla consapevolezza. Pertanto, partendo da questa vigliaccheria psicologica, sono convinto che Socrate e Platone per esso pensassero davvero di avere un'altra possibilità, un'altra vita per poter uscire dall'oscuro della caverna ed affrontare la luce che intravedevano. Era malato di paura, il primo nemico che l'apprendista stregone deve sconfiggere per iniziare il proprio cammino nell'eternità. Un cammino che può percorrere soltanto in questa esistenza, in questa opportunità. Per quanto riguarda l'orfismo, nella laminetta d'oro d'Atturi leggo: «Ma quando l'anima abbandoni la luce del sole, la via destra deve seguire, che custodisce ogni bene. Gioisci, sopportando la prova, che mai prima provasti. Da uomo sei divenuto Dio. Capretto, cadesti nel latte, gioisci, gioisci, percorrendo la via destra, per i sacri prati e i boschi di Persefone». Questo è tutto meno che la reincarnazione. Dopodiché Platone può far dire ad Orfeo quello che vuole nei suoi dialoghi. Vedi ad esempio il commento di Clemente Alessandrino su quanto scrive Orfeo a proposito del significato dato ai nomi degli dei. Per quanto riguarda poi i druidi, il discorso è ancora più complesso. Chi ci parla di cosa i druidi credevano? Tutto o quasi è andato distrutto. La tecnica di piegare le credenze dei popoli conquistati per piegarle e farle diventare assonanti a quanto il conquistatore crede è precedente, anche se non di molto, al cristianesimo. Ci sono voluti gli scavi archeologici per dimostrare che i cartaginesi non sacrificavano i propri figli a Baal, come i romani andavano dicendo, per poterli distruggere, e come, fra parentesi, gli scavi inizialmente sembravano a confermare. Quanto tempo ci vorrà perché le storie dei sacrifici umani dei Britanni e dei Galli, messe in giro da Giulio Cesare e compagni, per coprire e giustificare le stragi, e dico io, per farsi finanziare la guerra al Senato, che mettevano in atto per conquistare quelle terre, possono essere smentite? Quanto comodo hanno fatto quelle dicerie ai cristiani? I druidi, e questo lo dico io, erano vicino al concetto, questo sì pagano, della ciclicità della vita, molto simile alle religioni misteriche adoniste. Se preferisci, vicino alle visioni del materialismo storico e dialettico, dove l'accumulo della quantità, generato dalle azioni del soggetto in relazione all'oggettività in cui vive, genera la qualità del soggetto proiettandolo in una diversa oggettività. Esattamente come l'essere feto, una volta che ha accumulato sufficiente quantità, genera la qualità. Muore il feto e nasce l'essere umano. Lo stesso vale per i bramini. Il problema veramente grande è quando un sistema religioso diventa elemento portante e struttura fondante uno stato giuridico. Quando, attraverso quella struttura religiosa, si costruisce il controllo del sistema sociale. Per la necessità di controllare gli esseri umani, si è disponibili sia a promettere loro il paradiso, sia a colpevolizzarli se vivono in condizioni di merda per colpa delle loro vite passate. Il gioco del possesso degli individui è un gioco al quale io non gioco. Oltre a quello che tu, Pietro, citi, ci sono sicuramente altre tradizioni, solo che quelle erano tradizioni proprie di quelle culture, dove il rinnovamento del soggetto era presente come era presente il non rinnovamento del soggetto. Il punto centrale non era il soggetto che si rinnovava proseguendo nelle sue trasformazioni,
ma era il pericolo che il soggetto non si rinnovasse. Il pericolo era il coincidere la morte del corpo fisico con la dissoluzione della coscienza di sé. Questo era il vero timore. Che poi si definiva l'individuo che riusciva a superare la soglia del corpo fisico con le parole «è risorto» o «è rinato» è irrilevante. Il significato di rinascere o di risorgere, che comunemente viene dato, è riempito del significato cristiano, non del significato che anticamente veniva dato. I cristiani giustificano l'orrore della loro dottrina asserendo che tutte le altre fedi religiose erano come la loro. Prende ad esempio il termine padre, usato negli oracoli caldaici. I neoplatonici lo interpretano esattamente come cristiani, eppure il significato era assolutamente diverso e stava ad indicare le forze divine della trasformazione, generatrici di ogni esistente. Davanti alla fede e al credere, io mi arrendo, esattamente come davanti alla tortura. Il credere è come la catena che blocca l'essere umano nel buio della caverna, impedendogli di gettarsi nella luce. Così, anziché spezzare la catena, l'essere umano la giustifica, la rende oggettiva, la materializza idealizzandone la funzione nella sua costruzione religiosa. Io credo in questo. Da questo, in cui credo, faccio discendere il mio pensiero. Il mio pensiero altro non è che giustificazione della mia credenza. A quella credenza aggrego la morale relativa al mio credere. A quella morale piego la mia azione affinché non modifichi il mio credere. Infine, affinché nessuno possa deridermi o confutare la mia credenza, piego ad essi i bambini per abituarli a credere. Piego gli altri esseri umani a quella credenza. Infine, alzo i roghi per impedire che quel credere sia messo in discussione. La stregoneria si arrende davanti al credere. Io non credo negli dèi. Io vivo con gli dèi, fra gli dèi, unendo i miei intenti a quelli degli dèi. Gli dèi, i cui intenti sono diversi dai miei, non esistono, o se si preferisce, hanno cammini diversi dai miei ed è come se non esistessero. Se io dovessi credere negli dèi, dovrei attribuire loro le stesse cose che vengono attribuite al Dio padrone dei cristiani. Dovrei attribuire loro la capacità di determinare il mio destino e pertanto la necessità che io mi sottometta a loro. Io a questo gioco non gioco. È la mia azione che determina la mia conoscenza, il mio sapere e la mia trasformazione in relazione all'oggettività in cui vivo. Non il mio credere o i miei convincimenti che sono imposti educazionalmente o sono delle variazioni sul condizionamento educazionale. Un neoplatonico può credere negli dèi. Un cristiano dirà che un neoplatonico è un pagano. Un pagano dirà che un neoplatonico è un cristiano. Il neoplatonico definisce se stesso. Il cristiano lo definisce per la diversità del credere. Un pagano li definirà uguali perché entrambi credono. Come dice Pietro, chi crede negli dèi può credere nella reincarnazione. Come può credere in un paradiso, può credere nelle grandi praterie e può credere nel nirvana. Sono solo illusioni consolatorie, quali prodotto della rinuncia ad affrontare l'esistenza per quello che è, avendo rinunciato ad affrontare le dure sfide della vita. Quando gli abitanti della Valle Rendena presero a sassate Vigilio, che voleva distruggere la statua di Saturno, lo fecero al fine di salvare la relazione fra la loro soggettività e il farsi Dio dell'essere umano. Era l'anno 405. Era la resistenza del sentire pagano nei confronti della sottomissione all'orrore cristiano. Non hanno torturato Vigilio, non gli hanno infilato ferri roventi nell'ano, come a molti esseri umani farà Vigilio e la sua banda di assassini. Hanno difeso il loro sentire, il loro legarsi al mondo, il loro esistere nell'eternità. Io sento spesso i cristiani parlare di alcuni dei pagani riferendosi come il Dio del fiume,
il Dio del mare, il Dio del cielo, ma sono affermazioni cristiane che obbediscono alle categorie filosofiche e morali cristiane. Come può un pagano accettare quelle affermazioni se non come momento tattico dello sviluppo del suo pensiero? Perché non si afferma, secondo le categorie del paganesimo, non è il Dio del fiume, ma è il fiume un Dio. Non è il Dio del mare, ma è il mare un Dio. Non è un Dio del cielo, ma è il cielo un Dio. Pensate che sia cosa da poco? Se pensate al cielo come un Dio vi camminerà a fianco. Se invocate un Dio del cielo, avrete solo un fiume di disprezzo. E vi assicuro che come stragoni non è possibile far diversamente. Esattamente come il Dio dei cristiani disprezza gli esseri umani tanto da macellarne i primogeniti come ha fatto in Egitto. Ritornando al concetto di reincarnazione, voglio ricordare che questo è la negazione del concetto di paganesimo quale relazione fra l'essere umano e il circostante in cui vive. Il concetto di reincarnazione implica sempre il ritorno alla carne, il ritorno nella forma al di là di come quella forma viene pensata e descritta, reincarnazione in forma umana, in animali, in altre forme. Questo concetto va a negare il concetto pagano di Madre Terra, Maya, Giunone, Demetra o quant'altro in ogni altra tradizione pagana. Il concetto di terra madre dell'essere natura. L'essere umano è parte dell'essere natura, non il prodotto della stessa per volontà di un qualche Dio che determina il destino umano. L'essere umano è parte di tutti i processi di adattamento che nell'essere natura si sono sviluppati. È divenuto assieme all'intera natura e all'interno di questa esercita le sue determinazioni, inteso nel senso che ne dà la filosofia deterministica. Per un po' variato come faccio io. Per divenire e trasformarsi, dove la trasformazione di ogni sua parte permette la trasformazione del tutto, dove ogni parte esercita le sue volontà all'interno delle sue determinazioni, costringendo il tutto a riadattarsi. L'essere Dio di ogni parte dell'essere natura all'interno di un Dio quale è l'essere natura stesso. Parlare di reincarnazione senza riconoscere un processo di costruzione infinita significa negare la divinità di quanto ci circonda e i suoi sforzi di divenire nell'infinito, facendo di noi stessi i destinatari di un destino che non è determinazione interna dell'essere natura, ma è il risultato di una volontà esterna, di una volontà creatrice, concetto cristiano. La fonte psicologica del concetto di reincarnazione è sempre la sconfitta dell'individuo nella capacità di determinare la propria esistenza e nella paura che lo sconosciuto dal quale è circondato lo travolga. Anche il concetto attuale di ecologia è un concetto derivato dal cristianesimo. La natura da proteggere dopo essere stata distrutta. Gli esseri umani da assistere dopo che si è distrutto il loro sistema sociale. Perché? Perché se la natura viene protetta dopo essere stata distrutta, non si ricostruirà più per ciò che lei vuole ricostruirsi, ma per quello che il Dio padrone vuole che si costruisca. Allora proteggo la natura. La proteggo non dal saccheggio degli esseri umani, ma dai processi di ricostruzione e riadattamento che la mette in essere per rispondere all'attività distruttiva degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. E questo vale anche per gli esseri umani, vale anche per i sistemi sociali, vale anche per la Sierra Leone. Io sono un Dio, parte e trasformazione soggettiva di un Dio, circondato da dei che determinano loro stessi e che nel complesso appartengono all'essere natura, almeno quelli più vicini. Nessun figlio di puttana determina i nostri destini. Quanto succede è frutto dei reciproci processi di adattamento all'interno dei quali esercito il mio potere di essere. Il potere di essere che esprimo qualifica all'interno dell'essere natura il Dio che sono, il Dio che intendo diventare, e ne alimenta il Dio, l'essere natura, che mi comprende. Nessuna reincarnazione,
ma una possibilità di eternità che devo sfruttare. Stoicismo, platonismo, neoplatonismo, epicureismo o quant'altro. Anche se questi sono il prodotto di trasformazioni più o meno degenerate del paganesimo stesso, anche se da queste esperienze posso comunque attingere quanto mi serve. Dunque, l'essere natura è madre terra, noi siamo i suoi figli, parte dell'immensa famiglia delle specie animali che da quel crogiolo si è generato. Il nostro dovere è costruire noi stessi nell'infinito dei mutamenti. Il nostro dovere è contribuire affinché i nostri figli possano costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Il nostro dovere è costruire noi stessi affinché si costruisca l'essere natura e l'essere terra di cui noi siamo parte e non i padroni. Non c'è nessuna reincarnazione, non c'è nessun paradiso, non c'è nessuna resurrezione, non c'è nessun nirvana. C'è soltanto questa occasione che dobbiamo imparare a sfruttare al meglio per costruirci nell'eternità dei mutamenti. Dopodiché possiamo credere a quanto vogliamo, possiamo credere che il paganesimo sia questa o quella cosa ci hanno insegnato che sia. Noi comunque abbiamo solo dovere di venire nell'eternità dei mutamenti, arricchendo l'insieme in cui viviamo. Questo non lo potremmo mai fare quando ci nascondiamo, illudendoci di avere una seconda possibilità. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, Marghera, 5 maggio 2000. Bene, questa è la risposta che ho scritto per Pietro. Ed è una risposta che resta sulla mind list, e a questa risposta Pietro chiaramente ha risposto ulteriormente, e ieri ho lavorato, ripeto, 5 ore per un'ulteriore risposta. Viene fuori un altro lavoro tipo questo, in pratica un po' più grande forse. Questa è l'attività della lista pagana, cioè la lista pagana ha lo scopo, la mind list ha lo scopo di far circolare idee, far circolare concetti e smontare concetti, perché questo è importantissimo. Cioè, quello che io ho tentato anche di spiegare è che finché abbiamo delle convinzioni personali, restano delle convinzioni personali, ma quando noi estendiamo le nostre convinzioni personali, diciamo agli altri questa è la mia convinzione personale, non possiamo chiedere agli altri di credere in noi, ma dobbiamo supportare quella convinzione personale con tutta una serie di giustificazioni, tutta una serie di dimostrazioni o tutta una serie di affermazioni, e su quelle avviene lo scontro, cioè su quelle affermazioni, su quelle giustificazioni avviene lo scontro. E l'idea soggettiva, cioè l'opinione soggettiva, può passare soltanto dopo aver attraversato il fuoco di una discussione, il fuoco dello smontaggio. Se non passa il fuoco della discussione, il fuoco dello smontaggio, il fuoco del saccheggio di quella che è la convinzione personale, questa resta una convinzione personale, ma non va oltre. Cioè, è il mio modo di vedere la realtà, perché sono stato condizionato educazionalmente a guardare la realtà in quel modo. A quel condizionamento educazionale ho risposto con alcune mie valutazioni soggettive, cioè con le mie predilezioni in base a quello che io ho vissuto, però resta semplicemente un'opinione, e l'opinione in se stessa non può essere trasmessa se non quando quell'opinione non è più elemento soggettivo, ma diventa elemento oggettivo, cioè diventa parte integrante dello sviluppo del sistema sociale in cui viviamo. Pertanto la mind list ha questo compito, il compito di mettere in relazione persone fuori anche dal Veneto, anche in America. Infatti abbiamo anche due americani che partecipano anche alla mind list, proprio per riuscire a far circolare le idee, a far circolare le affermazioni, a far circolare le opinioni, a smontare le opinioni e a rimontarle e a riassemblarle. D'altronde è ovvio che io lavoro 10 ore al giorno
per riuscire a costruire il pensiero del paganesimo, ho montato e rismontato da quasi 20 anni quello che è il mio bagaglio di pensiero. È chiaro che ho costruito una struttura che io ritengo che sia sufficientemente solida. È chiaro che spero che gli altri me la smontino, cioè spero che questa struttura venga smontata e altre docs, altre opinioni abbiano sopravvento. Però chiaramente lotterò con i denti. Perché questo? Perché solo in questo modo si va a costruire quello che è il futuro del paganesimo. Il paganesimo non nasce mica semplicemente perché ci piace quel Dio, ci piace quella divinità. Nasce perché noi andiamo a giustificare il nostro sentire e a cercare l'assonanza del nostro sentire con le persone che ci stanno attorno, con le idee che ci stanno attorno e col sistema sociale che ci sta attorno. E il modo di rapportarsi, il modo di parlare, non è dato, io ti trasmetto il mio sentire, ma è dato anche dalla cultura, è dato anche dalla filosofia, è dato anche dal modo con cui si portano i concetti. Cioè, in fondo, prima di me ci sono milioni di persone che sono arrivate, sono milioni di persone che sono fatte il mazzo, sono milioni di persone che hanno costruito la filosofia, la psicologia, la psicanalisi, hanno sperimentato, hanno fallito, hanno avuto i loro successi. Per cui io non posso partire dal presupposto che tutte queste milioni di persone non ci sono mai state, cioè tutto questo trasformazione non c'è mai stata. Senza Giordano Bruno, senza migliaia di altre persone, io non sarei qui a trasmettere. Cioè, c'è voluta chiaramente una storia di trasformazioni e a questa storia io devo attingere il modo di rapportarmi, il modo di esprimere i concetti, devo esprimere il modo di giudizio e devo cercare continuamente di migliorare la mia capacità di relazionarmi con gli altri. Cioè, devo un concetto non basta che io abbia un'idea, quell'idea deve essere elaborata per vedere come in tutte le possibili situazioni quell'idea si esprime, cioè qual è la struttura di quell'idea, qual è la sua sostanza e come si riproduce nella società attuale. Devo anche sperimentarla nella vita di tutti i giorni, devo anche provarla. Cioè, se sono pagano, non sono pagano semplicemente perché costruisco un'idea, sono pagano anche nella mia vita di tutti i giorni, cioè nella mia vita di tutti i giorni ho dei comportamenti, chiaramente non ho dei comportamenti separati dalla vita di tutti i giorni, ho delle mediazioni con la vita di tutti i giorni, però so che sono delle mediazioni, so che sono degli adattamenti, so che fra ciò che io sento e ciò che il sistema sociale mi offre c'è una mediazione, c'è sempre una mediazione, chiaramente farò una mediazione al punto più alto, cioè più corretta possibile, più vicina al mio modo di essere, più vicina al mio modo di sentire e più vicina alla mia sperimentazione, perché la vita è anche sperimentazione e questo mi consente di riuscire a comprendere nuovi fenomeni, di trovarmi in situazioni nuove, di avere un Pietro che mi scrive delle robe, che mi fa arrabbiare, che mi fa tirar fuori qualcosa di mio, che mi fa tirar fuori delle idee che altrimenti non avrei scritto. E così la lista pagana e il paganesimo hanno un loro dibattito, come gli altri sollecitano me, io sollecito gli altri e anche abbastanza duramente, insomma non è che li sollecito a poco, penso che qui siano circa un 20.000 caratteri di sollecitazione, insomma. E questo è il modo con cui si va a costruire il paganesimo. Non ci sono alternative, è sempre guerra, cioè nel senso che è sempre contraddizione ed è sempre un impegno soggettivo in ogni istante della propria esistenza. Perché se alcune cose non funzionano, bisogna capire perché non funzionano. Cioè non si può avere una bella idea campata in aria e poi nella vita di tutti i giorni non ti funziona. Cioè, non puoi nella vita di tutti i giorni essere uno che fa soldi solo per il gusto di far soldi e quando invece vieni a parlare, non so, in un circolo fai dei bei discorsi diversi, discorsi di impegno sociale o discorsi religiosi in maniera diversa. Se nella vita vivi a far soldi, significa che i tuoi ideali sono quelli di far soldi. E chiaramente puoi anche mediare, puoi sia far soldi sia fare altre cose. Però se è solo far soldi, è solo far soldi il tuo pensiero si chiuderà in questo. Se invece oltre a far soldi fai anche altre cose, sei attento a quello che ti succede attorno, hai anche una relazione col mondo che ti circonda, allora il tuo far soldi è parte della tua vita, non è più il fine della tua vita, cioè è un mezzo con cui vivi ma non è più il fine. Pertanto il paganesimo è sperimentazione continua della vita quotidiana, è modo di essere, modo di rapportarsi nella vita. E questo tipo di dibattito che avete sentito questa sera è un tipo di dibattito che sta andando sulla main list pagana.
Ora, noi tutto sommato, parlando di internet, visto che ormai abbiamo quasi finito la trasmissione, non è che abbiamo dei bei siti, cioè i miei siti sono brutti da vedere, ma molto brutti, tutto sommato. Ne ho visti dei bellissimi, siti che facevano voglia, solo che io, i miei sono pieni di roba, cioè se vai a leggere, se andate a leggere dentro i miei siti, leggete per ore e ore, insomma, a meno che non ve lo scaricate su dischetto, o non ve lo copiate, o non ve lo stampate. Per cui c'è veramente tanto materiale da leggere e che attira l'interesse, mentre invece altri siti trovate delle bellissime immagini, però quelle immagini sono vuote. Parlare di magia, parlare di stregoneria, parlare di, fra virgolette, chiamiamolo un mistero, è estremamente complesso, perché il mistero bisogna compenetrarlo, la magia bisogna compenetrarla, nei mondi della percezione bisogna andarci. E bisogna andare nei mondi della percezione e ritornare nel mondo quotidiano parlando in termini di filosofia. Cioè, non si può dire, io nel mondo della percezione ho visto questo, questa è la mia verità, col cazzo, cioè, tu vai a quel paese. E quando, ciò che porti nel mondo della percezione, in percezione alterata, porti una tua trasformazione. La tua trasformazione la riproduci nella vita di tutti i giorni. Ma se io nella vita di tutti i giorni ho bisogno di un certo tipo di attenzione, quella attenzione di cui io ho bisogno nella vita di tutti i giorni l'alleno sia nella vita di tutti i giorni sia nei mondi della percezione. Se io non mi metto in ginocchio nella vita di tutti i giorni, non mi metto in ginocchio neanche nel mondo della percezione. Se io ho ribellioni nel mondo della percezione, ho ribellioni anche nella vita quotidiana. Cioè non è che io sia uguale. Un amico oggi mi ha detto, tu dici io, dovresti diminuire l'io e l'egoismo. Ma nel paganesimo l'egoismo inteso come potere di essere, come capacità dell'individuo di farcela, di provare a fare, di riuscire a raggiungere dei risultati, è l'elemento centrale della sua esistenza. Io sono felice quando riesco a ottenere dei risultati, quando ho imparato a sognare, quando riesco a viaggiare nel sognare, io sono felicissimo, ce l'ho fatta, cioè quando devo raggiungere un obiettivo e riesco a raggiungerlo, per me è un successo, è come se mi allenassi tutti i giorni a correre la corsa veloce e finalmente un giorno riesco a fare i 100 metri in 9,9, cioè chiaramente quello è il mio successo, quella è la mia gioia, è il fine per cui ho lavorato. Io ce l'ho fatta, cioè io ho corso i 100 metri in 9,9, per cui voi non troverete mai un pagano o un apprendista stregone che non parli di se stesso, dei suoi sforzi per trasformarsi, per capire, per scrivere. Io sono riuscito a scrivere quel libro, io sono riuscito a capire quel concetto, io sono riuscito a sistemare quel meccanismo, cioè io ce l'ho fatta. Guai a battere l'io, soltanto le religioni monoteiste che distruggono l'essere umano, cioè la capacità dell'essere umano di determinare se stesso nella vita, dicono tu devi limitare il tuo io. Ma l'io è soltanto perché le religioni monoteiste hanno un io di possesso, hanno l'io padrone, cioè non è l'io della persona che si espande nel sapere, nella consapevolezza, nella vita di tutti i giorni, ma è l'io dell'egoismo inteso in termini monoteisti, che è l'egoismo che si appropria, l'egoismo che saccheggia il sistema sociale. Io sono il padrone del sistema sociale, il sistema sociale deve mettersi in ginocchio davanti a me. Chiaramente quell'egoismo deve essere limitato, perché altrimenti il sistema sociale viene distrutto. Ma l'egoismo del potere di essere, che è quello dell'individuo che affronta il mondo e che si trasforma nell'affrontare il mondo, è quello, è il successo dell'individuo. L'individuo raggiunge quei successi, l'individuo è felice perché raggiunge quei successi. Per cui sentirete sempre parlare, io ce l'ho fatta, io ho scalato quella montagna, io ho fatto quel sentiero di montagna, io sono riuscito a raggiungere quell'obiettivo. Questo è importantissimo. Io sono riuscito a parlare con gli dèi, io sono riuscito a fare i riti di Beltane. Cioè, questo è la felicità dell'individuo, che non è l'appropriazione, che non è l'egoismo che si appropria o l'esaltazione dell'ego che si appropria degli altri, che piega gli altri egoismi a se stesso perché lui deve essere il loro padrone, ma è il successo dell'individuo. Va bene, detto questo, è troncato qua il discorso, visto che al limite vi farò un pochino di rassegna stampa, sono le 19:45, proviamo un attimino ad attaccare i telefoni. Vi ricordo che i telefoni di Radio Gamma sono 049 700 700, 049 700 838, e vi ricordo che sono Claudio Simeoni e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8, per cui mi trovate quando volete o quasi.
Passiamo un attimino a qualche notizia di stampa. Qualche notizia di stampa, intanto che aspettiamo. Vediamo un attimino cosa abbiamo. Vediamo un attimo cosa abbiamo. Oh, guardati. Pronto? Ciao, dimmi. Ciao, Don Luigino. Ciao, bello. Ciao, Franco. Volevo darti un saluto da parte mia e della mia famiglia. Grazie. Prego. Grazie. Comunque, mi guarda, te lo sai che non trovo mai le balotte. Tanto che sto avanti, vado strada. Ma sappia che ti ascolto. Grazie. E ora adesso te voglio dirti ciao. Ciao, bello. Ciao. Ciao a te e famiglia. Saluta la moglie. Tanto ti caro. Ciao, grazie. Ciao. Allora, chi abbiamo qui? Guarda qua, abbiamo una mia vecchia conoscenza, Ennio Fortuna, adesso è procuratore generale alla Procura di Bologna, il gazzettino del 23, pronto? Francesco da Vicenza. Ciao, dimmi. Ciao Claudio, tu quando che parlavi la paternità dei mutamenti, no? L'eternità dei mutamenti, sì. Quindi... anche tu nella tua filosofia, nella tua religione prevedi un proseguo oltre la vita fisiologica e fisica in sostanza. Se ce la fai, sì. Ah, ecco. Quindi soltanto in funzione di quello che tu sai dare come maestro del crogiolo, diciamo. Esistono anche una vita normale, una vita sana, senza la sottomissione, che porta tranquillamente a superare la morte del corpo fisico. Sì, sì, sì. No, ho capito. Non è... tutto qui è l'informazione che grazie. Volevo. Ciao, ciao. Sì, chiariamoci questo. Il fatto di trasformare la morte del corpo fisico in assi al corpo luminoso è un modo di essere dell'essere natura. Cioè, praticamente quasi tutti gli esseri animali riescono a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. È solo l'essere umano che si è messo in ginocchio davanti ad un Dio padrone. Pronto? Ciao Claudio, sono Marco. Ciao, dimmi. Senti, volevo chiederti, hai visto Antenna 3 oggi per caso? No. Quella, praticamente una anziana, hanno detto che è stata miracolata, che dal sedia a rotelle si è alzata in piedi a camminare, sì, sì. Una ipercredenza anche questa. Ma secondo me sono un po' truffe strane, anche perché sta signora anzianissima, che dovrebbe essere da Montebellona normalmente, parlava in italiano perfetto, corretto, sì. Da pochi anni, da un anno o due anni era là su questa casa di riposo, cioè non è che magari mandano in giro la gente a fare le recite apposta a volte, ti no, ascolto per radio, grazie, ciao, ciao, ciao. No, allora chiariamoci una cosetta, noi abbiamo delle capacità anche di rivitalizzazione dei nostri organi che sono dei retaggi antichi, cioè fanno parte della nostra specie, chiaramente li abbiamo talmente dimenticati e talmente non usati negli ultimi forse anche 1,5-2 milioni di anni, pensiamo alla coda delle lucertole che ricresce, noi quelle capacità le abbiamo dentro di noi, soltanto che non vengono usate perché non hanno senso nella vita di tutti i giorni, non hanno senso di come la nostra specie si è trasformata. Ora, rimettere in moto le proprie energie, specialmente per riparare il corpo fisico, è una cosa che succede abbastanza, cioè non è che succeda spesso, però si verificano tutta una serie di casi che passano un po' come miracoli, come questo, come quello, però noi abbiamo delle capacità di rivitalizzazione del corpo fisico che oltretutto si manifestano spesso anche vicino alla morte, cioè vicino alla morte che c'è spesso delle reazioni, cioè delle reazioni interne, di parte interna del nostro cervello, che vanno a trasformare la nostra reazione col mondo. E chiaramente se questa qua gli è successa una cosa più o meno simile, non è detto che sia necessariamente una truffatrice, cioè potrebbe anche non essere una truffatrice, cioè come potrebbe essere una truffa, ma potrebbe anche benissimo non essere una truffatrice. E chiaramente la casa di riposo subito la mandata è stata la Madonna, se sta qui o se sta quest'altro, come il caso del ragazzino che è guarito dalla meningite, cioè che sembra che sia andato via tutto quanto il discorso della meningite all'ospedale lì del padre Pio. Esiste un 5% di casi di persone che guariscono effettivamente dalla meningite, sono di casi rari, però la scienza medica ne ha documentati più di qualcuno. Naturalmente tutti dopo giocano a gridare al miracolo, non si dice che è un miracolo il padre Pio quando torna uno a casa
da Padre Pio sgozza la famiglia, non è un suo miracolo, mentre invece è il miracolo quel 5% di casi che si verifica. Cioè, voglio dire questo, esistono tutta una serie di casi, tutta una serie di modi di essere, anche persone che hanno dei muscoli fermi, che si mettono a muovere, che hanno delle reazioni strane. Esiste nella medicina questo, cioè esiste queste condizioni della medicina, anche certe malattie infettive che alcuni non prendono, cioè esistono delle persone che sono contagiate dall'HIV e non prendono l'AIDS, cioè si sa che sono contagiate e hanno dei tempi lunghissimi, magari non prendono neanche l'AIDS. Esistono delle persone che sono appena contagiate dall'HIV che vanno via, cioè che vengono distrutte dopo. Questo è un meccanismo anche cristiano, fra le altre cose, però tutto questo esiste. E bisogna prendere atto, cioè bisogna prendere atto che le persone hanno delle forze intrinseche e queste forze intrinseche si possono esprimere all'interno delle persone. Dunque non necessariamente è una questione di miracolistica, come non necessariamente è una questione di truffa. Per cui chiaramente dopo si vende quello che si ha, cioè si vende la merce che si ha, quello ci vende il miracolo del Padre Pio, quell'altro ti vende il miracolo della Madonna di Queo, quest'altro ti vende il miracolo dell'altra, dopo magari il 75%, 80% sono truffe. Qualcuno in effetti c'è di strano. Comunque io non ho visto sta donna qua che dicevi su Antena 3, però mi sembra di aver sentito qualcosa del genere, ma ancora tempo fa. In ogni caso, dico, non è da escludere questo, assolutamente. E specialmente, ripeto, vicino alla morte, cioè vicino anche alla degenerazione del corpo fisico, si scatenano nelle persone, specialmente nelle persone vive, perché anche se una persona prega, non necessariamente è morta dentro, cioè prega anche per abitudine, cioè esistono dei meccanismi compensativi dentro l'essere umano che portano delle forze non indifferenti, per cui meno che puntaria più di tanto su questo discorso qua, cioè chiaramente dopo la casa di riposo se lo venderà come il grande miracolo che gli ha sistemato la situazione. Allora, vediamo un attimino, Gesù condannato per vigliaccheria del potere. Questo discorso qua di vigliaccheria del potere lo fa Ennio Fortuna. Ennio Fortuna è un magistrato che io ho conosciuto indirettamente alla Procura Generale della Repubblica di Venezia. Prima di scrivere questo articolo che appare sul Gazzettino, le pagine locali del 23 marzo del 2000, secondo me dovrebbe sciacquarsi la bocca con l'acido solforico ma almeno 3 volte. Ricordo che adesso è procuratore capo a Bologna, credo che venga trasferito a Firenze, mi sembra aver sentito. Fu condannato a morte senza che nessuno intervenisse per salvarlo. Cioè aveva commesso uno dei peggiori delitti dell'epoca, però lui fa finta che non esiste, anche perché lui è cattolico ed è abituato a mettersi in ginocchio davanti al più forte ed è abituato a costringere i più deboli a strisciare. Per cui chiaramente questo per lui è una cosa... Fu condannato a morte senza che nessuno intervenisse per salvarlo. Lo condannò ad essere crocefisso il diritto romano per opera del procuratore Ponzio Pilato. Cioè, è chiaro, è uno che di storia non sa assolutamente niente. È un cattolico, per cui parte dal presupposto che sia esistito e fa delle affermazioni da fuori di testa. Anche dal punto di vista giuridico fa delle affermazioni da fuori, però è abituato a fare affermazioni da fuori di testa. Io ricordo tutta una serie di articoli fatti nel 1990 a questo personaggio, che non riesco a capire perché il Consiglio Superiore della Magistratura non sia intervenito. Comunque, va bene. Saltiamo allora sto articolo Gesù condannato. Questa è un'idea di come la voglia di possesso si trasferisca dalla religione allo stato civile attraverso delle persone che ritengono che il sistema religioso cui aderiscono sia prioritario rispetto alle leggi civili dello Stato. E questo è uno di questi. Comunque non è importante, cioè nel senso che ha fatto parecchi danni agli esseri umani, però andrà in pensione, sarà sostituito da altri e speriamo che le trasformazioni sociali portino a migliorare quello che è la relazione fra magistrati, legge e applicazione della legge. Comunque è sempre una speranza. Passiamo alla Repubblica del 23 marzo del 2000. Kenya. Babuini morti e uomini feriti in un villaggio, scimmie armate di bastoni all'attacco di 3 cisterne.
La guerra delle scimmie è iniziata, per due ore c'è stata battaglia fra uomini e primati, uno scontro con morti e feriti combattuto per la sopravvivenza. Un branco di scimmie e gli abitanti di un villaggio del distretto di Mandera, colpito dalla siccità nel nord-est del Kenya, si sono dati battaglia per due ore per il controllo di una fornitura d'acqua inviata da una vicina cittadina. Lo ha riferito il quotidiano keniano Daily Nation. La preistorica battaglia si è conclusa con 10 abitanti del villaggio feriti e 10 scimmie uccise. Lo scontro è avvenuto attorno a 3 autocisterne d'acqua. Quello che vi ho detto, la necessità che ha avuto l'essere natura, la natura nel suo insieme, di aiutare l'essere umano per sottrarsi dalla posizione in ginocchio in cui l'ha messo il macellaio di Sodoma e Gomorra. Talmente forte, cioè il suo intervento è talmente forte che tutti i processi di consapevolezza all'interno di tutti gli animali dell'essere natura hanno fatto dei salti che sono spaventosi. Cioè, voi fate il pensiero di questi termini. Un polpo credo abbia un solo assone, cioè sia addirittura un animale considerato senza cervello. Ebbene, questo animale, che praticamente dovrebbe essere senza cervello secondo i nostri canoni di valutazione, cioè secondo i canoni di valutazione della relazione cervello ed azione, è in grado non solo di imparare da un compagno in una vasca vicina come si aprono i barattoli, cioè imparare per osservazione, ma addirittura è in grado anche di fare attività ludica, cioè di giocare. E l'attività del gioco è un'attività prettamente dei mammiferi, prettamente dei primati superiori, perché è considerata un'attività frutto dell'intelligenza, cioè senza l'intelligenza non è possibile l'attività ludica. Ebbene, il polpo riesce a fare attività ludica senza avere il cervello, il che significa che l'intelligenza e il cervello sono due cose abbastanza separate. Boh, facciamo un attimino l'ultima notizia per oggi, che bellina: maschio proibito spogliarsi. La Cassazione vieta il nudo integrale, sia il topless. In pratica, cosa ha detto la Cassazione? Andare in giro a mostrare i genitali maschili in città o comunque in luoghi frequentati da gente è ancora contro il pudore. Insomma, andiamo un attimo in piano. Già la Cassazione aveva detto che i cazzi di plastica portati in giro non erano un reato. Per cui non stiamo esagerando, praticamente, dice la Cassazione, dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo di modificare quello che è la sensibilità comune o il sentire comune. Per cui, più che altro, la Cassazione ha messo un altolà a non esagerare, a non storpiare eccessivamente quello che è il carattere comune, diciamo così, del comportamento delle persone. Naturalmente il topless, invece, ormai è comunemente accettato. Boh, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Malostica Vicenza. Dalla prossima trasmissione non so esattamente cosa farò, penso che però faremo un commentario dei Vangeli ufficiali in cui il pazzo di Nazareth ordina o giustifica la tortura nei confronti di chi non si può difendere. Pertanto faremo Gesù di Nazareth il bastonatore di chi non si può difendere. Penso, però potrei passare sia al commento di Esiodo sia al crogiolo dello stregone come colonne del cielo, però ripeto, sono ancora abbastanza indietro con gli iscritti e rischierei di bruciarmi delle trasmissioni, dover saltare tutta una serie di trasmissioni per arrivarci. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento giovedì prossimo sempre alle ore 15 con la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Grazie ancora e a risentirci.